Allora, iniziamo questo nuovo capitolo che è quello che riguarda gli integrali definiti, ovvero come calcolare le aree sottese da una curva di questo tipo. Allora, il problema delle aree è un problema antico, diciamo, già risale, già si erano posti il problema gli antichi matematici greci, da cui, diciamo, già Archimede di Siracusa, mediante il metodo di esaustione, cercò di ricavare l'area del cerchio partendo dall'area di poligoni regolari con un certo numero di lati. Allora, guardate la linea rossa che è un cerchio, tanto per capire che cos'è il metodo di esaustione. Se io approssimo, posso approssimare l'area del cerchio per difetto e per eccesso utilizzando dei poligoni regolari con un certo numero di lati inscritti nel cerchio e entro cui il cerchio è inscritto. Quindi il quadrato interno, vedete, qua c'è un quadrato interno che è una prima approssimazione. Poi io il quadrato lo faccio diventare un pentagono, un esagono, un ettagono e così via. Interno. Allora, l'area del poligono sarà sempre più vicina all'area del cerchio man mano che aumento il numero di lati. Lo stesso faccio con i poligoni esterni che racchiudono il cerchio. E allora, il discorso qual è? Il metodo di esaustione. Man mano che aumento il numero dei lati, le due aree coincideranno e coincideranno con l'area del cerchio. Allora, con questo ragionamento e con questo procedura si cerca di determinare l'area di una parte di piano confinata tra due rette verticali, l'asse X e una funzione generica F. Allora, cominciamo. Supponiamo di avere una funzione e un intervallo chiuso a B nel quale la funzione continua e positiva o nulla si chiama trapezoide la figura di piano delimitata, diciamo quella colorata in arancione. Quindi questo si chiama trapezoide. La parola trapezoide viene dal fatto che questo assomiglia a un trapezio, o insomma, si chiama trapezoide. Ora, si tratta di un quadrilatero mistilineo, quindi i lati non sono tutti i segmenti, e questi sono i vertici, ovviamente. Quindi A0, B0, F di A e F di B. Allora, chiediamoci come posso, utilizzando il metodo di esaustione, o comunque partendo da questo metodo, risalire a quest'area? Allora, l'idea qual è? Allora, che l'area S del trapezoide io la posso calcolare per difetto e per eccesso, posso approssimarla attraverso questo procedimento. Quindi, supponiamo di avere questa funzione F e consideriamo un intervallo AB. Il problema è determinare l'area racchiusa dalla curva e l'asse X. Allora, io posso dividere l'intervallo AB in parti uguali di ampiezza B-A diviso N, quindi lo divido per dire in 100 parti. Quindi ogni segmento qui, ogni lato di questi rettangoli blu ha ampiezza H. Io posso approssimare, preso, diciamo, un rettangolo, prendete il primo rettangolo, io posso approssimare l'area del trapezoide racchiusa, quindi solo questo, vediamo qua se riesco, ecco, solo questo racchiusa dalla curva, lo posso approssimare con due rettangoli. Uno approssimerà l'area per effetto, quello esterno, per difetto, per eccesso, scusate, e uno approssimerà l'area per difetto, quello interno. Quindi io posso considerare questi n rettangolini, posso considerare un'approssimazione per eccesso e un'approssimazione per difetto. Allora, come faccio a risalire all'area? Beh, sommo le aree dei rettangoli, quindi avrò un'area. L'area sarà confinata tra due valori, una per eccesso e una per difetto. Man mano che aumento n, cioè riduco lo spessore di questi rettangolini, tanto più l'area sarà vicina a quella vera. Quindi il limite
dell'area superiore, dell'area, diciamo, dei rettangoli che superano il trapezoide, si avvicinerà sempre più all'area vera e si avvicinerà sempre più anche l'area ottenuta dai rettangoli inferiori. Quindi più è alto n, diciamo che al limite per n che tende a più infinito, l'area per eccesso e l'area per difetto assumeranno lo stesso valore, il limite sarà uguale e sarà uguale all'area vera del trapezoide. Quindi il procedimento è questo, si divide l'intervallo AB in tanti parti uguali, quindi n è il numero di intervalli. Si considerano gli n rettangoli aventi ciascuno per base un segmento di suddivisione e altezza il segmento associato al minimo. Quindi diciamo il rettangolo inferiore ha come altezza il minimo della funzione nell'intervallo considerato. Il rettangolo superiore avrà come altezza il massimo della funzione. Minimo e massimo esistono perché l'esistenza è assicurata dal teorema di Weierstrass che abbiamo fatto. Ora, se indichiamo con S con N la somma delle aree dei rettangoli inferiori, vedete, base per altezza, e consideriamo con Sn grande la somma delle aree dei rettangoli superiori, sempre base per altezza, allora l'area vera del trapezoide sarà compresa tra questi due valori. Al limite, per n che tende a infinito, queste due aree saranno uguali e per quel famoso teorema dei carabinieri che abbiamo visto sui limiti, l'area S, limite dell'area S, coincide con i due valori. Questi tre valori coincidono per n che tende a più infinito. Praticamente io devo arrivare ad avere dei rettangoli di ampiezza 0 e altezza f con a. Ovviamente sono dei rettangoli degeneri, questi sono molto 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 stretti, ancora più stretti di quello che state pensando. L'altezza coincide con F con A e vado a sommare tutte le aree di questi rettangoli, che ovviamente l'area è 0 perché la base è 0, ma devo sempre fare un'operazione al limite. Quindi, come vedete, qua c'è, diciamo, schematicamente indicato quello, che avviene. Se io considero l'intervallo AB diviso in quattro parti e io ho una certa approssimazione, se lo divido in parti ancora più piccole ho un'approssimazione migliore. In ogni caso si tratta di fare questi due limiti dell'area inferiore e dell'area superiore, o meglio l'area che approssima per difetto e l'area che approssima per eccesso. Alla fine questi due limiti coincideranno con l'area del trapezoide. Allora, da qui questo valore dell'area si chiamerà integrale definito e si indica in questo modo. Quindi l'integrale definito, ovvero l'area da A a B della funzione racchiusa, l'area della porzione di piano racchiusa dalla funzione in un certo intervallo AB, si indica con questo simbolo. È lo stesso dell'integrale indefinito, solo che si mettono qui gli estremi di integrazione A e B. Quindi con questo simbolo io intendo l'area, ovvero l'integrale da A a B di f di x in dx. Quindi si intende proprio l'area. Tale limite quindi fornisce l'area. Ok. Ora, questo discorso vale anche ovviamente per funzioni che tagliano l'asse x, quindi per funzioni non solo positive, ma anche per funzioni che cambiano segno. Bene, poi le vedremo. Allora, f di x si chiama. Quindi consideriamo la definizione. Quindi, data una funzione, l'integrale definito esteso nell'intervallo AB è il valore comune del limite delle due successioni per eccesso e per difetto. Questo l'abbiamo visto prima nella pagina precedente. Ora, A e B si chiamano estremi di integrazione, rispettivamente estremo inferiore ed estremo superiore. Vi ricordo che la funzione si legge sempre da sinistra verso destra. F di x si chiama funzione integranda, quindi l'integrale di AB della funzione integranda, estremo inferiore, estremo superiore, il valore di questo integrale rappresenta l'area.
Ovviamente, quando parliamo di area, facciamo riferimento a un concetto geometrico. L'area, per definizione, è una quantità positiva. Ora, però, può capitare che se f di x è minore, ora diciamo se è maggiore, non ci sono problemi. Questo è un valore positivo e quindi l'area coincide col valore. Ma se f di x è negativa in AB, allora l'integrale è negativo. Ora, essendo negativo, che senso dare a parlare di area di un valore negativo? Per determinare l'area, in questo caso, occorre considerare ovviamente il valore assoluto. Bene, di questo. Quindi, se viene negativo, se io ho questa figura, per dire, ce l'ho sotto l'asse x e vi chiedo qual è l'area, ovviamente l'area viene negativa perché l'area si fa utilizzando uno strumento matematico, quel calcolo, e viene negativo. Poiché parlo di un concetto geometrico, allora associo a quel trapezoide una quantità positiva che è l'area, facendo praticamente il valore assoluto dell'integrale. Ecco qua, come in questo caso. Qui l'area verrà negativa se io svolgo l'integrale. E quindi io per considerare l'area una quantità positiva, concetto geometrico, farò il valore assoluto. Qui non c'è problema perché coincide. Che succede invece se ho una parte sopra, una parte sotto, di quanto è l'area tra A e B? Allora, in questo caso, se parlando di estensione, io devo calcolare l'area tra C che verrà positiva, l'area tra C e B verrà negativa, ma facendo il valore assoluto verrà positiva e quindi sommo le due parti di piano, è come se la parte CB la ribaltasse e quindi verrebbe positiva. Quindi se f di x cambia segno, allora questo può essere positivo, negativo, addirittura nulla. Per calcolare l'area compreso tra il grafico e l'asse x, divido, come avevo detto prima, l'intervallo AB in sottointervalli e li considero con il segno giusto. Ok, qui diciamo si definisce meglio da un punto di vista più rigoroso il senso di tutto questo, quindi metodo di esaustione, scrivere la somma, diciamo, nel giusto modo, da cosa dipende, tutti gli intervalli, ma tralasciamolo per il momento, andiamo a vedere praticamente cosa bisogna fare per calcolare l'area. Partiamo da qualcosa di ovvio, l'integrale da A di f di x in dx ovviamente è 0, io ho una striscia, un segmento, ovviamente l'area è 0. E l'integrale da A a B di una funzione è uguale a meno l'integrale da B ad A, cioè se io cambio di posto A e B, chiaramente cambio il segno dell'integrale. Ok, allora vediamo un po' quali sono le proprietà dell'integrale definito e cominciando da questa, l'integrale da AC non è altro che l'integrale da AB più l'integrale da BC, cioè l'area di tutta questa parte è uguale alla somma dell'area della prima parte più l'area della seconda parte. Quindi è una funzione, un operatore lineare, diciamo così, l'integrale da AB. A in più, se ho due funzioni, ovviamente, se f e g sono due funzioni continue, allora è continua anche la loro somma e quindi l'integrale da e di f più g e non è altro che l'integrale di f più l'integrale di g, integrali definiti in questo caso. Se ho una costante la posso portare fuori, è un po' come diciamo, gli integrali indefiniti che abbiamo visto. Un'altra proprietà è questa: se ho due funzioni f e g e una è più piccola di un'altra in ogni punto, allora l'area racchiusa dalla prima è più piccola dell'area racchiusa dalla seconda. Quindi sembra quasi ovvio. Qua c'è un esempio che magari potete verificare, no? Da 1 a 3, x è più piccolo di x quadro, e quindi l'area racchiusa da x è più piccola dell'area racchiusa da x quadro. Possibile vederlo anche graficamente. Vediamo altre proprietà. Dice che se una funzione è continua nell'intervallo AB, allora il valore assoluto dell'integrale dell'area è sempre più piccolo dell'area del valore assoluto della funzione. Vabbè,
magari dopo faremo qualche esempio. Poi, se ho una funzione costante, quindi l'area coincide con l'area di un rettangolo praticamente, se f di x uguale k, allora l'integrale da b di k in dx è immediato, no? K va fuori dall'integrale, rimane k integrale in dx che è b-a, cioè coincide con l'area del rettangolo di base AB e altezza K, quindi è K per B-A, quindi quest'area coincide con questo. Ora, l'interpretazione grafica è proprio questa, quindi se K è positivo, l'integrale di AB di K in dx rappresenta l'area del rettangolo che è KB-A.